Anche questa volta, a quanto pare, con l'asteroide 3002 del 17 dicembre è andata bene per la Terra. Però basta osservare, ecco, l'articolo di giornale che inquadro per vedere quanti asteroidi solo nel 2017 sono stati un pericolo avvicinandosi o sfiorando la Terra. Ecco, questo per evidenziare che prima o poi ci sarà l'asteroide fatale e nemmeno visto probabilmente, come è già successo in uno di questi asteroidi di cui parla il giornale, che colpirà la Terra. Perché è soltanto una questione di logica, come d'altronde spiega anche un famosissimo scienziato e astrofisico che andremo a vedere adesso. Ecco, come riporta l'articolo, ultimatum alla Terra, abbiamo 100 anni per andarcene. E qua racconta il famoso scienziato che poi vedremo chi è nei dettagli, che ha avvisato il mondo del pericolo che corre, come detto appunto anche nei video precedenti, se l'asteroide 3002 non avrà colpito la Terra questa volta, non avrebbe colpito la Terra questa volta, fra 66 anni, come dicono gli scienziati, potrebbe colpirla. E qua lo scienziato racconta la Terra appena ricevuto il suo ultimatum nelle ultime ore, e qua appunto racconta che ci restano solamente 100 anni prima dell'estinzione. E non fa riferimento, come dice, soltanto, secondo il celebre fisico, infatti la razza umana non potrà colonizzare gli altri pianeti prima del 22° secolo. Il problema è che la Terra ha davanti a sé solamente altri 100 anni. Se ad uccidere l'umanità non sarà il riscaldamento globale, a farlo saranno le epidemie e la sovrappopolazione. Lo scenario più probabile, però, e qua il punto più importante, secondo lo studioso, è l'estinzione a causa della collisione con un asteroide. Lo scienziato, come riporta pure l'articolo più avanti, ha espresso il suo pensiero durante una puntata dello show, eccetera, è andato in onda sulla BBC. Episodio di cui compare gli studiosi, eccetera, si parla proprio della fine della Terra. E qua elaborano alcune teorie che succederà, cosa succederà quando ci sarà un impatto della Terra con un asteroide. Questo evento porterebbe la nostra civiltà all'estinzione nel giro di pochi giorni, facendo collassare tutto il sistema di telecomunicazioni. L'unica soluzione che ci resta è quella di lasciare il pianeta, magari raggiungendo, e qua racconta la sua versione extraterrestre, eccetera, eccetera. E come una cosa importante che volevo sottolineare è appunto il fatto che, come dice anche il più famoso degli scienziati, come poi vedremo, dice che sarà soprattutto un asteroide, la collisione con un asteroide, a rendere invivibile la Terra e per cui l'estinzione della razza umana. E qua in quest'altro articolo evidenzia chi è lo scienziato che l'ha detto, che è un guru, il più esperto fra tutti. E qua sono alcuni dei suoi testi di alcuni articoli o link che ha pubblicato inerente alle sue ricerche e per cui una persona attendibile. Tant'è vero che nel precedente aveva parlato che l'umanità avrebbe durato 1.000 anni, quando si fa riferimento qua, e poi dagli studi più recenti, da quello che è emerso ovviamente dalla conoscenza, attraverso la conoscenza e scoperte scientifiche, ha spostato la data a 100 anni, come appunto riferivo nell'articolo precedente e anche qua per
per cui eccolo qua, ultimatum alla Terra, abbiamo 100 anni per andarcene. E fa riferimento anche poi a cercare degli extraterrestri. Dice appunto gli alieni esistono, ma contattarli è pericoloso. In effetti è un'affermazione che condivido pienamente perché quando non si conosce chi si cerca di contattare è estremamente pericoloso perché quello che potrebbe succedere. Puntini e puntini. Ecco, diciamo, come ho già detto in un altro precedente video, che noi lo immaginiamo come vogliamo, però in effetti potrebbero nutrirsi di ciò che noi siamo. E questo spiegherebbe moltissime difficoltà che incontriamo nella vita, qua sulla Terra, non per caso, soprattutto la nostra sofferenza, che come già detto in altri documentari e film che sono quasi premonitori, sembra che si nutrino proprio della nostra stessa sofferenza. E ne ho parlato anche in diversi video, provandolo. Pertanto la fine del mondo, come conferma anche questo famoso scienziato, è solo una questione di tempo. Da parte mia, non avendo gli studi, ho usato solo la logica per arrivare allo stesso risultato.